cercherò di sintetizzare. Il discorso, ringrazio Daniele per la bellissima lezione di diritto costituzionale, però io lo faccio più semplice. Noi con il Trattato di Lisbona, che è l'unica cosa che conta, ci siamo impegnati a non fare due cose: stampare banconote in euro, perché è competenza esclusiva della BCE, e splafonare rispetto alle monete metalliche come quantità da un centesimo a 2 euro che la banca centrale stessa ci assegna. Quindi non si parla di biglietti di Stato, non si parla di moneta metallica di altra pezzatura, non si parla nemmeno di moneta elettronica, quindi la sovranità monetaria non l'abbiamo ceduta. Quando si dice che l'abbiamo ceduta, non è per fare delle dotte disquisizioni giuridiche che sono interessantissime, per l'amor di Dio, i basilari, ma perché abbiamo a che fare con una classe politica che del paese non gliene frega niente e quindi deve giustificare tutto il male che fa. E quindi o perché non capisce o perché non vuole capire, continua a dire che abbiamo ceduto la sovranità monetaria. L'unica sovranità monetaria che cedemmo nel 1981 fu quella sul tasso di interesse per le note vicende della lettera di Beniamino Andreatta, che ha dato ai mercati, e qui parlerò di Federico Caffè, il potere che invece spettava al Ministero del Tesoro. Però siccome qui l'argomento è quello del benessere, io vorrei innanzitutto attirare la vostra attenzione su una cosa fondamentale. Quando parliamo di benessere, soprattutto perché vogliamo sostituire l'indicatore del PIL nelle nostre valutazioni, perché sappiamo che nel PIL, se ci ammaliamo aumenta il PIL, se facciamo un incidente stradale aumenta il PIL, se c'è una catastrofe aumenta il PIL, e invece vorremmo un indicatore di benessere, perché come diceva il buon John Kennedy, il PIL calcola tutto tranne quello che interessa ai cittadini. Però il PIL è un indicatore importante, adesso non entro nel merito. Qual è un indicatore alternativo? Io ne avevo scovato uno e ho accennato in alcuni dei miei libri, e cioè il tempo che noi dedichiamo al nostro, il nostro tempo libero, che noi possiamo dedicare a ciò che ci piace. E qui già voi capirete che c'è una grande differenza di genere, perché se le donne si occupano di più della casa, della famiglia, oltre che del resto, è chiaro che avranno meno tempo libero dei maschi, e questo è un aspetto. Possiamo calcolare il tempo che dedichiamo a ciò che ci piace veramente? Sì, lo possiamo calcolare. Inglobandovi, questo è il punto, qui diventa differenziale l'equazione che vi sto proponendo, anche quando noi facciamo un lavoro che ci piace, che il trucco nella vita è quello di campare e avere uno stipendio, lavorare cioè per qualcosa che ci piace, fatto che riguarda una minoranza delle persone. Allora, quanti sono quelli che vivono l'esperienza del benessere nelle nostre società? Sappiamo che sono sicuramente meno della metà della popolazione, perché c'è meno della metà che va a votare e quindi cerca di difendere qualche cosa, i partiti che sono in Parlamento. Ve la sto facendo molto semplificata, però spero che si riesca a seguire il mio ragionamento. Mentre il fatto che la maggior parte della gente non vada più a votare, vediamo adesso gli ultimi dati riguardo alle elezioni in Emilia Romagna e in Umbria, vuol dire che questa gente è insoddisfatta. Quindi c'è una contraddizione tra l'idea di benessere e l'idea di soddisfazione, eccetera. Allora, si pone un problema però, andando a fare, come dire, le bucce a quello che vi ho detto finora. Vi ho detto che è un indicatore di benessere quanto tempo possiamo dedicare alla palestra, ai nostri svaghi, alla meditazione, le cose che ci piacciono di più, che vogliamo fare volentieri. Ma allora vuol dire che dietro questa definizione, che pure potrebbe essere utilizzata per fare delle statistiche fra i vari paesi o all'interno di ciascun paese per genere, per fasce di età, eccetera, eccetera, vuol dire che c'è di mezzo un concetto fondamentale di cui oggi ci siamo completamente dimenticati, ma che ai tempi di quando ero giovane e prima era importantissimo, cioè l'alienazione. L'uomo alienato. L'uomo intendo, quando dico uomo intendo anthropos, quindi maschio e femmina. E quindi questa è la prima cosa: le nostre società sono alienanti. Nella migliore delle ipotesi, quindi ci può capitare
di minimizzare questa alienazione, anche di non viverla noi personalmente, ma la vivranno i nostri amici, i nostri familiari, eccetera, eccetera. Perché anche se facciamo quello che ci piace, vuol dire che il resto della società, ciò che la società ci chiede, ciò che la società vuole, ciò che la società fa, non è buono, e quindi ci pone un problema di carattere proprio fondamentale, che ci può spingere a dire allora io me ne vado dalla società, eccetera, eccetera, che è una strada di cui poi parlerò tra un attimo. Dicevamo allora, il passaggio che pone le basi per un peggioramento della nostra società e la costruzione di questa società, che invece è, Fabio, una società del malessere, è proprio quello che diceva Di Caffè. Cioè, qual è il passaggio, il primo passaggio, dov'è che è cominciato a franare tutto ciò che corrispondeva alle migliori aspirazioni della nostra Costituzione e di altre Costituzioni che cercano e cercavano e dicono di cercare la felicità? Quando in pratica, da un modello che vedeva nel mercato una istituzione fondamentale, ma che ne riconosceva i caratteri distruttivi e selezionatori, abbiamo negato che proprio per questo ci dovesse essere un controbilanciamento da parte dello Stato. Ecco che cos'è lo Stato, che cos'era lo Stato, perché io negli anni 70, in tutta il massimo di tutta la mia stupidità, in tutti i miei errori, uno dei più grandi, perché ci ho creduto nello Stato, ho creduto nella pubblica amministrazione, perché? Perché era il luogo della consapevolezza, della coscienza collettiva. Nello Stato noi cercavamo di portare avanti delle istanze che consentissero ai cittadini di vedere realizzato in modo progressivamente sempre più importante quello che era ipotizzato nella Costituzione. Quindi, quando si è deciso che lo Stato doveva regolare tutto il sistema, dai tassi di interesse a tutto il resto, e abbiamo cominciato ad aumentare il malessere e a diminuire il benessere in termini sociali, eccetera, eccetera. Questo ha corrisposto, se prendiamo i dati, all'andamento occupazione, disoccupazione, precarizzazione, e uso di psicofarmaci, ci potete trovare tanti indicatori per vedere come queste cose abbiano caratterizzato il peggioramento delle nostre condizioni di vita. Ovviamente ci sono delle eccezioni, parliamo di milioni, forse decine di milioni di persone che stanno bene, sono felici, ma il resto della popolazione, quindi parliamo di molto più della metà, molto più della maggioranza, non vive questo tipo di esperienza legata al benessere. L'altro aspetto cruciale di cui si è parlato finora è la questione della scarsità, perché quando parliamo di moneta e vogliamo parlare di rivoluzione monetaria, noi dobbiamo capire questo concetto fondamentale. Almeno dopo il 1971 e progressivamente in seguito, quindi oggi, noi non abbiamo più scarsità dei beni materiali, cioè ciò che ci serve materialmente, siamo in grado di produrne molto di più di quello che ci serve. Io non parlo del 42% di spreco dei prodotti alimentari che vengono letteralmente buttati, poi si dice che c'è un miliardo di percenti, buttiamo via pasti a livello mondiale per un miliardo di persone, e siccome è meno di un miliardo di persone che soffre la fame, voi già capite che è tutto un mondo irrazionale quello nel quale siamo calati, no? Ci poniamo il problema dell'inquinamento e di contenere la produzione, ma in realtà si tratterebbe di regolarla, cioè di scegliere, adesso parlo del cibo per sbrigarmi, cose che non ci facciano male, che ci facciano bene, eccetera. Allora, se non c'è la scarsità delle produzioni dei beni materiali, non è neanche necessario che ci sia la scarsità della moneta, perché tutto si basa su quello. A livello pratico, voi sapete, perché qualcuno ha ascoltato le mie conferenze negli anni pregressi, che abbiamo un debito del pianeta che è anche 50 volte il prodotto interno lordo del pianeta, altro che una volta e mezza come il debito pubblico e il PIL.
siamo a 50 volte. Come, su che cosa si è retto il sistema finora? Sul fatto che di questa liquidità, non di questa moneta, non arrivi niente all'economia reale. Per cui l'economia reale deve essere in condizioni di scarsità. E allora c'è il problema delle banche che prestano a debito, c'è il problema degli stati che non esercitano la sovranità monetaria, c'è la possibilità di fare credito fai da te, piattaforme finanziarie alternative, monete complementari, shadow banking e criptovalute, che ovviamente sono tutti argomenti che dobbiamo approfondire nelle sedi opportune. Quindi noi dobbiamo superare il discorso della scarsità, e per fare questo lo dobbiamo superare anche a livello monetario. Ma allora che moneta dobbiamo immettere nel sistema? Una moneta che serva a tutte le persone per procacciarsi beni materiali, beni e servizi ovviamente, di cui hanno bisogno. Dobbiamo liberarli dalla necessità di andare a fare un lavoro che non gli piace, per mettersi in tasca qualche centinaio di euro al mese, e però è un altro tipo di società rispetto all'attuale. Quindi il concetto profondo di benessere non può risultare compatibile con un assetto di tipo capitalistico della società, perché se l'obiettivo è il profitto, vuol dire che dietro c'è la scarsità. Se dietro c'è la scarsità, deve esserci anche quella monetaria. La scarsità monetaria mi induce ad andare a fare un'attività che non ho voglia di fare, quindi sono in condizioni di malessere. Non so se è stato chiaro questo discorso. Alternative ci sono, innanzitutto, in mancanza di una forza politica che si ponga come obiettivo quello di realizzare più o meno ciò che stavo dicendo, e anche quello che hanno detto Fabio, Daniele, che diranno sicuramente Guido, Alessandro e Marco Cattaneo, cioè anche a livello monetario, in mancanza di questa forza politica, noi dobbiamo cominciare a pensare di organizzarci come comunità. Oggi le tecnologie ci consentono di produrre energia a costi bassissimi, quasi zero, essere autonomi. Non abbiamo bisogno di prendere il gas, il petrolio, l'energia nucleare o qualunque cosa possiamo produrre da noi sul nostro territorio. Idem il cibo. Ma guardate che qui si tratta di cambiare modello economico. Vi faccio un esempio. La Lombardia. Voi sapete che la Lombardia è un grande esportatore di macchinari, tutto quello che esportano i lombardi, che come dicono i leghisti sono molto bravi. Ed è vero. Però la Lombardia è in disavanzo commerciale, perché importa tantissimi fertilizzanti artificiali e chimici dalla Germania. Quindi noi siamo in disavanzo in Lombardia, paradossalmente va meglio la Calabria e la Sicilia. Perché? Per cosa servono i fertilizzanti? Servono a mantenere un'agricoltura intensiva e monoculturale. Noi oggi abbiamo delle tecniche di produzione del cibo che esulano dalla monocultura e che invece creano delle sinergie fra i vegetali, per cui non c'è bisogno né di fertilizzanti, né di antiparassitari, né di tutte queste cose. Però dobbiamo partire dal territorio, dobbiamo, come dire, saturare il mercato interno e poi esportare l'eccesso a un prezzo arbitrario, importando valuta internazionale. Questo è un modello di benessere, perché noi mangiamo le cose che ci piacciono, le paghiamo poco, ne abbiamo abbastanza e abbiamo anche la possibilità di esportarne l'eccedenza, avendo a disposizione le risorse per importare quello che non siamo capaci di produrre. Quindi i lombardi, che sono bravi a esportare i loro prodotti meccanici e dintorni, non avranno più bisogno di importare i fertilizzanti se cambiano modello di produzione agricola. Ovviamente potrei fare 10.000 esempi e faremo notte e invece abbiamo fretta. Quindi, che significa cambiare modello di società? A mio modo di vedere, sia nel campo monetario sia negli altri campi, significa passare in una società prevalentemente della scarsità e del maschile ad una società del femminile, dove ci sia l'abbondanza al posto della scarsità,
Esiste questa possibilità? L'umanità può intravedere un mondo di abbondanza invece che di scarsità? Tecnicamente parlando, sì, assolutamente sì. Non mancano le risorse, non mancano queste possibilità. Discorso è un po' diverso, come scrivo e cerco di spiegare nei miei libri, per quello che riguarda le produzioni più importanti, cioè quelle di beni immateriali. Lì c'è un discorso da approfondire, perché lì non è il problema, non è la scarsità come nel caso dei beni materiali, che è stata superata da più di 50 anni, ma è il problema di dare a Cesare quel che è di Cesare e a ciascuno quello che è di ciascuno. Io posso dire: limitiamo la produzione di beni materiali alle effettive necessità della popolazione, ma non posso porre nessun limite alla produzione dei beni immateriali, in particolare tutto ciò che è creatività, arte e via dicendo, che saranno la componente non meno importante di quello che abbiamo definito come benessere. Grazie. Grazie Lino.